Guardate quanto è clear. Cioè, proprio c'è una differenza abissale, ragazzi, credetemi. Mamma mia, cioè, sembra un pezzo di diamante. Cioè, è bellissimo, ragazzi, guardate. Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene, come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Allora ragazzi, oggi sono tornata con un nuovo video, a mio avviso molto molto utile, perché oggi andremo a fare un video tutorial di slime con tre colle differenti. Ma prima di iniziare questo video, ovviamente, se vi piacciono questo genere di video, lasciate un bellissimo pollice in su, arriviamo a 5000 like per un nuovo tutorial, e suggeritemi magari che tutorial di slime vorreste vedere o rivedere sul mio canale. Magari potrei andare a rifare qualche slime gigante che ho fatto tipo o 3 o 4 anni fa. Fatemi sapere quale siete più curiosi di vedere. Ma prima di iniziare questo video facciamo un bellissimo giochino. Vediamo, facciamo indovina la parola, e la parola di oggi è... ok, vediamo se le indovinate. È una cosa che si mette anche all'interno dello slime. Allora, le colle in questione sono tre. Ho visto questo video, ho preso ispirazione dal video di Karina Garcia, perché Karina Garcia ha fatto un video dove comparava tre tipi di colle per fare uno slime super iper clear, quindi lo slime più clear e più trasparente che ci possa essere. Allora, in Italia ovviamente le colle sono diverse, ma fortunatamente a noi arriva anche la Elmer's. Prima colla che vi voglio far vedere, come differenza anche di trasparenza, è questa. C'è la Primo, che non so se vedete, ma cioè, si intravede molto probabilmente che non è totalmente trasparente. Ma noi andremo a fare vari esperimenti per vedere se diventerà oppure no. Poi abbiamo la colla Giotto, che è mediamente trasparente, quindi è un lieve opaca. E poi ovviamente abbiamo la colla Elmer's, che arriva anche a noi, che è totalmente trasparente, totalmente clear. Purtroppo non ho la colla che ha Karina Garcia, altrimenti sarebbe stata molto carina come cosa, ma anche no. Allora, la prima colla che voglio utilizzare insieme a voi è quella che potete trovare tutti. La colla Primo era super super clear, poi non so come mai mi hanno cambiato tipo qualche cosa all'interno e adesso non è più clear come prima. Allora, il primo slime lo voglio fare proprio con questa colla. Vi voglio ricordare che sul mio sito, che è www.yolandaswitz.it, trovate i miei slime, i miei kit, i miei gadget, e siete ancora in tempo per partecipare al mio concorso. Se comprate dal mio sito e spendete 10 euro più spedizioni, riceverete un regalo. In più, sempre se spendete questa cifra, verrete messi in una lista per essere sorteggiati per un premio a fine mese, primo, secondo e terzo posto, che potreste vincere appunto dei prodotti della Elmer's. Quindi ragazzi, mi raccomando, partecipate e andate sul mio sito a vedere. In più ci sono anche i kit, sia con la colla vinilica sia con la colla trasparente super clear, con la mia colla ovviamente, che potete prendere. Allora, non ci cischiamo ed ecco qua, prendiamo un contenitore e vi faccio vedere. Allora, questo è il contenitore e questa è la colla. Cioè, si vede proprio, ragazzi, guardate, come la colla purtroppo non è totalmente clear. E questa è una cosa che mi dispiace davvero tantissimo. Poi c'è proprio una differenza di consistenza. La colla della Primo, non so se voi che colla trovate della Primo, ma quella che ho, purtroppo ho trovato io e che ne ho comprata tantissima, è così, cioè è proprio opaca. Io ho preparato il mio addensante, che se volete trovate sempre sul mio sito. In questo caso non so se vado ad aggiungere l'acqua, vado solamente a mettere ovviamente il mio addensante. Piccola premessa, questi slime che io andrò a fare, purtroppo voi non dovete avere fretta, ragazzi, perché se fate uno slime clear dovete lasciarlo assestare come minimo 5-6 giorni per far sì che diventi totalmente trasparente, perché inizia a farsi trasparente piano piano, il livello di trasparenza si alza e sopra si fa tipo una schiumetta, delle bollicine che piano piano andranno a togliersi. Oddio, ho buttato l'addensante così. Allora, ho messo un po' di addensante e lo faccio poco alla volta. Una cosa che non mi piace della colla Primo è il suo odore, è un odore molto forte, non capisco, non ce l'aveva prima questo odore, non ve lo so dire. Comunque vado a mettere piano piano, poco alla volta, l'addensante. Spero di non aver bisogno di nessuna macchina per mescolare lo slime. Ho abbassato molto di più la videocamera e vi voglio far vedere.
Piano piano ho unito l'addensante, ho mescolato con le mani, perché voi a un certo punto, ragazzi, dovete mescolare con le vostre mani per avere la percezione di come stia venendo lo slime. Allora, lo slime è ancora un po' appiccicoso, non so se vedete, allora metto l'addensante dentro le mani e inizio a modellarlo con quest'ultimo. Metto sul mio piano da lavoro lo slime, vedete? Allora, la consistenza dello slime stesso è veramente molto strana, ve lo posso garantire. E non so se si sente, ma fa blah blah, è jiggly, cioè è veramente strana. Però stranamente è venuto abbastanza bene. Adesso sono molto curiosa di vedere in quanto tempo diventerà, per l'appunto, clear, ragazzi, sto slime. È venuto abbastanza bene. Noi dobbiamo cercare di rompere tutte queste retine. Ve le voglio far vedere le retine. Ve le ricordate le famose retine? Le retine dello slime, eccole, guardate le retine. Noi dobbiamo cercare di schiacciarlo per rendere lo slime, per rendere, oggi non so parlare, per rendere lo slime più, diciamo, morbido possibile. Adesso lo metto nel contenitore, così, con un coperchio. Mi raccomando, ragazzi, la cosa importantissima è mettere coperchio sopra allo slime. Qua, coperchio, ermeticamente, e lo lascio assestare. Poi vediamo, mano a mano vi faccio vedere la differenza. Allora, seconda colla che voglio testare con voi è la colla dell'aggiotto. Allora, cosa andiamo a fare? Anche in questa qua io non so se mettere sinceramente un po' di acqua. Magari sì, un poco. Allora, vi faccio vedere già la differenza di trasparenza. Ragazzi, allora, questa è molto molto più trasparente e molto più thick, quindi densa, rispetto alla colla della Primo, che non so se si vede, ma è stra iper mega liquida, cioè questa è proprio stra iper mega clear. Qua ho dell'acqua. Allora, io in uno scorso tutorial vi feci vedere che dovevate mettere l'acqua frizzante, diciamo, anche sì, ma potete mettere anche un po' di acqua normale. In questo caso metto l'acqua normale, pochissimo, e vado a mescolare. Mescolate, mescolate fin quando l'acqua non è stata assorbita dalla colla stessa. All'inizio vedrete che risulterà un pochettino opaco, ma non vi preoccupate. Ed è normale anche che lo slime diventi così, ossia bianco, perché ci sono tutte le bollicine dentro. Io spero che questo tutorial, ragazzi, vi sia veramente utile, perché in tanti mi chiedono dello slime trasparente, di come farlo, che hanno delle grosse difficoltà. Quindi spero davvero che vi sia utile questo tutorial. Allora, ho messo un pochettino di acqua e come vedete già si stanno facendo delle bollicine, ma non fa niente. Allora, adesso mano a mano andiamo ovviamente ad aggiungere il nostro addensante per formarlo. Mi raccomando, con questa colla molto piano, per esempio anche con la colla del mio kit trasparente, piano l'addensante poco alla volta, perché voi dovete capire e avere la percezione di quanto addensante ci vuole all'interno dello slime. Con lo slime trasparente bisogna avere molta pazienza. Ok, mescolo ed addenso. Ad un certo punto ovviamente affondo le mani e mescolo con le mani. Lo slime si è formato, eccolo qua. Ho tolto anche un po' di retine, non tantissime, ma se restano non fa niente. Vi voglio far vedere anche una cosa, cioè se non sono io pazza oppure no, ma non credo. La differenza di colore e di bolle che si sono formate tra la colla Primo e la colla Giotto. Allora, vi faccio vedere proprio la differenza. Quello della colla Primo sembra essere meno bianco, mentre questo penso si veda, cioè io non sono pazza, cioè penso che si veda la differenza, no ragazzi? Guardate, questo qua della Primo è meno bianco, quindi sembra come se non si fossero formate tante bolle e sembra più, diciamo, liscio e omogeneo. Allora, mettiamo da parte queste, adesso passiamo alla colla della Elmer's, che è questa qua. Cioè io noto proprio una grande differenza, ragazzi, cioè proprio di trasparenza e di consistenza. Allora, perché la colla Elmer's non è né troppo liquida né troppo densa e a mio avviso almeno ha una consistenza veramente fantastica. Guardate quanto è clear, wow. No vabbè raga, cioè sta colla è veramente la super life. Allora, io la faccio tutta a questo punto, ce la faccio tutta quanta. Mamma mia ragazzi, cioè guardate qua che meraviglia, sta colla è bellissima. Vado a mettere l'addensante poco alla volta sempre, mi raccomando. Ho sbagliato, perché dovevo mettere l'acqua. Vabbè, la posso andare ad aggiungere anche adesso. Metto questa semplice acqua qua dentro, ragazzi,
semplice acqua, perché ho visto Karina Garcia che metteva l'acqua all'interno della colla Elmer's, quindi sono veramente molto curiosa di vedere se mi viene, se viene come ha fatto lei. Ossia, praticamente a lei in 5 giorni lo slime era totalmente clear. Cioè, io sono rimasta tipo scioccata quando l'ho visto, ho detto no vabbè, lo devo provare pure io. Allora, vedete com'è? Già la differenza di addensamento è totalmente diversa rispetto a tutti gli altri, però noi procediamo uguale. Mettiamo l'addensante sempre poco alla volta e uniamo il tutto. Mescoliamo sempre dall'alto verso il basso e facciamo venire appunto lo slime. Ad un certo punto vado con le mani, ragazzi, come sempre. Eccomi qua, ho addensato il mio slime con la colla della Elmer's ed è questo qua. Allora, è molto molto denso, credo si noti la differenza, cioè sembra quasi tipo sporca tra virgolette, guardate quella della Elmer's e questa della Primo, cioè proprio c'è una differenza abissale, ragazzi, credetemi. Vediamo in quanto tempo e quale sarà il primo che diventerà trasparente più velocemente. Ok ragazzi, allora sono tornata con la seconda parte dello slime super trasparente. Finalmente gli slime sono diventati trasparenti, dovevano stare forse un altro paio di giorni, sarebbero diventati più trasparenti, ma ho paura che con questo caldo, cioè praticamente si sciolgano, quindi ho preferito farlo adesso, perché comunque sono diventati già clear, cioè non so se vedete, ma oh mio Dio. Allora, andiamo a fare il confronto. Il primo confronto che voglio fare è quello con la Primo. Infatti c'è scritto Primo, sono arrivato Primo. Allora, cioè, si vede comunque lontano un miglio che è giallina, no? Già in confronto comunque alla Giotto, che c'è la pellicola sopra, si vede proprio lontano un miglio che è gialla. Ma come clear, vi devo dire che, ragazzi, sono sorpresa, perché se lo tengo così in mano lo slime è molto molto clear, anche così. Forse colorato lo slime della Primo è molto meglio. Scoperchiamo la Giotto. Guardate, oh mio Dio, vabbè ci sono ancora un po' di bollicine piccole piccole piccole, ma oh mio Dio ragazzi, cioè ma scherziamo davvero? Guardate qua quanto è clear, cioè oh mio Dio, guardate raga. Prendo lo slime, quello migliore è ovviamente sotto, cioè, ragazzi, ma, mamma mia, cioè, sembra un pezzo di diamante, cioè, è bellissimo, ragazzi, guardate. Vedete quanto è clear, ragazzi. La Elmer's, raga, a parte che ci sono ancora alcune bollicine, ma, cioè, oh mio Dio, ragazzi. Allora, togliamo questo strato qua e vediamo sotto. OMG, ragazzi, vi devo dire che quello che è diventato clear prima è stato quello della Primo, perché essendo a base d'acqua, cioè si vede che è diventato clear prima. Poi il secondo è stato quello della Primo, voglio dire, il secondo è stato quello della Elmer's, ed il terzo è diventato clear quello della Giotto. Ma ragazzi, cioè, di cosa stiamo parlando? Se la combattono ovviamente la Giotto e la Elmer's, a mio avviso. Poi vabbè, ci sono tante altre colle trasparenti americane, però purtroppo quelle che arrivano in Italia sono queste. Cioè, io ne conosco anche altre, forse quella della Nick Office, ma non mi piace perché viene lo slime troppo gommoso, quindi un po' così così. Diciamo che quelle mie preferite sono queste, con i quali io faccio gli slime trasparenti e con i quali li ho fatti per tanti anni. Qual è stato quello che vi è piaciuto di più? Fatemelo sapere ovviamente giù nei commenti, e fatemi sapere se voi avete mai provato a fare uno slime con la colla trasparente. Io vi voglio tanto bene, vi mando un bacione ed un abbraccio, e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye!